Pianista caleidoscopico, improvvisatore virtuoso, personaggio eclettico della scena. Da questa mattina Stefano Bollani è cittadino onorario di Napoli. Il riconoscimento è stato attribuito dal sindaco De Magistris alla presenza dell'assessora alla cultura Eleonora De Maio. Il musicista ha ricordato la lettera che gli scrisse Renato Carosone per indicargli la strada del blues. Ho incontrato la musica di Carosone con una cassetta e ho imparato tutti i pezzi suoi in un napoletano molto improvvisato, un po' come i ragazzi oggi cantano in inglese, what's my way up? E gli ho mandato questa cassetta con una letterina e lui è stato molto caro, non l'ho poi mai incontrato nella vita, ma mi ha risposto consigliandomi di studiare il blues perché è alla base di qualsiasi cosa tu voglia fare nel mondo della musica. Io non sapevo cosa fosse, sono uscito di casa e ho incontrato quindi molto presto, a 11 anni, questo genere musicale che mi ha poi traghettato al jazz, che mi ha poi convinto che la mia vita sarebbe stata quella del pianista. Con due interventi umoristici, i musicisti napoletani Daniele Sepe e Lorenzo Engeller hanno pronunciato le loro laudaziones celebrative, ritornando sui rapporti fra il pianista milanese e la città di Napoli. Dal canto suo, Bollani ha menzionato le sue esperienze artistiche con numerosi musicisti ed attori napoletani. Lerchino, lo tenete? Ma non lo teniamo, no, Lerchino non è di Napoli. Non è di Napoli, Lerchino? No, allora non lo voglio. La sera del 31 dicembre Stefano Bollani sarà tra i protagonisti del concerto in Piazza Plebiscito, dove eseguirà un inedito omaggio musicale a Renato Carosone. E per la prima volta suono tutte musiche di Carosone, perché per quanto lui sia stato il mio primo, forse il mio unico modello da bambino, poi per timidezza dal vivo raramente mi sono permesso di toccare i suoi gioielli, e domani lo faccio. Stefano Bollani ha un legame molto forte con la nostra città, l'ha dimostrato non solo con le parole ma con la musica, con l'arte, e questa cittadinanza onoraria rinsalderà ancora di più il legame, lo renderà ambasciatore di Napoli e della sua cultura in tutto il mondo, quindi siamo contenti. Anche oggi col pianoforte in sala giunta ha dimostrato quanto è profonda la sua conoscenza di Napoli, ma anche la sua straordinaria creatività nell'interpretare la musica napoletana. E domani sera, insieme ad altri, lo ascolteremo a Piazza del Plebiscito per il concerto dell'ultimo dell'anno.